Ecco, ma possiamo dire che la strategia applicata dal precedente governo, con Salvini in particolare, che andava a battere i pugni sul tavolo, ha litigato con tutti, ha isolato l'Italia da un punto di vista europeo e internazionale, che non ha fatto bene all'Italia, tutto questo? Guardi, io stavo all'opposizione del precedente governo, No, no, quindi non no. chiedete a me conto di che cosa si No, dovesse no, fare. no, Io infatti non penso che sto il chiedendo precedente conto a lei. governo abbia sbagliato drammaticamente le trattative con l'Unione Europea, perché tu non ti puoi presentare con una manovra come quella che portò il Movimento 5 Stelle e la Lega, quella del Conte 1, non ti puoi presentare in Europa con una manovra che chiede un deficit importante per pagarci il reddito di cittadinanza. Se si fosse andati in Europa a dire io voglio spendere 3% di soldi in deficit, 3% per fare infrastrutture, per mettere in sicurezza l'Italia, per investire sul futuro dei miei figli, probabilmente l'Europa avrebbe avuto maggiori difficoltà, esattamente come sull'immigrazione. Io andrei a stanare l'Unione Europea e andrei a chiedere non di distribuire gli immigrati clandestini che noi facciamo entrare perché siamo, diciamo, destinati a diventare il campo profughi d'Europa. Andrei a chiedere solidarietà alle altre nazioni europee per un blocco navale al largo delle coste della Libia, per aprire gli hotspot in Libia, per valutare in Libia i rifugiati e distribuire solo i rifugiati nei 27 paesi dell'Unione Europea. E aggiungo, scusate, aprirei in Europa un dibattito serio per chiedere alla Francia di tornare indietro dalle opzioni di colonialismo che stanno devastando l'Africa, Oh, di cui è adesso siamo arrivati responsabile. anche a questo. E noi Aspetti arriviamo un alle cose. attimo.